Gianluca Vialli nasce a Cremona il 9 luglio 1964. 21 presenze e ben 11 reti con la nazionale Under 21. Quanto basta per meritarsi la chiamata tra i grandi. L'11 maggio 1986, in occasione dell'amichevole di Napoli contro la Cina. Di lì a poco il grande salto verso i mondiali in Messico, dove Enzo Berzot lo impiega in tutte le gare, facendolo entrare sempre nella ripresa. Da gregario a punto fermo dell'Italia, è rapida la scalata in nazionale di Vialli, perno dell'attacco azzurro, ai campionati europei tedeschi del 1988. La sua pesante firma nel vittorioso match contro la Spagna contribuisce al terzo posto conquistato dalla formazione di Azeglio Vicini. Rimane all'asciutto ai mondiali italiani del 1990, dove si specializza nel ruolo di spalla ideale di Totò Schillaci. Nonostante il suo apporto continui a essere decisivo in fatto di reti, 5 nei successivi 2 anni, Italia 90 rappresenta la sua ultima partecipazione a una manifestazione con la maglia della nazionale. 2 anni dopo, il 19 dicembre 1992, Vialli si congeda nel migliore dei modi dalla maglia azzurra, realizzando contro Malta il suo 16° e ultimo gol in 59 presenze.